Se hai una pagina web devi aggiornarla subito con la SEO, perché la SEO non basta più. Infatti con l'avvento delle intelligenze artificiali anche nei motori di ricerca, come Leo di Brave o AI Overview di Google, in moltissimi stanno riscontrando un calo delle visite. E già ne avevamo parlato di questa possibilità l'anno scorso. Ed è qui che entra in gioco la SEO, un'evoluzione della classica SEO. Ora ti spiego tutto, quindi assicurati di guardare il video fino alla fine, ma prima ti chiedo di lasciare un like a questo video e di seguirmi per sostenere il mio lavoro. A te non costa nulla, ma per me è di grande aiuto. Grazie. SEO vuol dire Generative Engine Optimization e, come avrai capito dal nome, serve per aiutare chi crea contenuti online a farsi trovare dai motori di ricerca con intelligenza artificiale, quei motori che usano i modelli linguistici. Mentre la SEO mirava praticamente a far salire le pagine nei risultati della ricerca, la SEO è un insieme di tecniche che permettono ai creatori di contenuti di migliorare la visibilità del proprio sito e quindi apparire citati nei risultati dei modelli AI. Ma quindi come si fa la SEO? Qui entra in gioco il fattore del si sta studiando e del si sta evolvendo in questo momento. Perché è vero che già se ne parlava nel 2023, ma è anche vero che la ricerca con intelligenza artificiale si sta alla fine affermando in questo periodo. Prima, diciamolo, faceva abbastanza schifo e uno poteva anche essere scettico. Ma ciò non toglie che adesso devi per forza iniziare ad implementare la SEO. Questo è il paper aggiornato e te lo lascio in descrizione. E questa è una mappa mentale con le best practice della SEO, secondo questo paper. Quindi se l'agenzia che ti cura il sito non ha ancora aggiunto la SEO, mandale questo video.